Buonasera a tutti, avvocato Flavia Tortorella, difensore dell'Aquila Calcio. Ho dovuto attendere il 21 agosto, che coincide la data con il deposito della sentenza del Tribunale Federale Nazionale, per assistere ad una sentenza di un giudice di pace che ha sconfessato apertamente l'orientamento di una Cassazione a sezioni unite. Perché il Tribunale Federale Nazionale, sulla posizione della mia assistita, ha ritenuto di doversi rifare ai propri precedenti, sconfessando apertamente i precedenti della Corte di Giustizia Federale e Sezioni Unite, non per ultimo quello della Puteolana, stagione sportiva 2014-2015. Ebbene, davanti ad una sentenza così coraggiosa, se di coraggio vogliamo parlare, mi sarei aspettata quantomeno una motivazione puntuale, decisa. Nulla di tutto ciò. Allora, questa volta, fatemelo dire, non soccorre l'imperizia argomentativa rilevata in questa sentenza, neppure quella succinta motivazione che pure trova conforto nel codice di giustizia sportiva. E forse che a cui troppe volte si è dato ricorso per giustificare l'aridità motivazionale delle sentenze del Tribunale Federale Nazionale. Perché il ricorso dell'Aquila Calcio nasce da questo, dal fatto che semplicemente si era fatto rilevare che la società dell'Aquila veniva chiamata a rispondere oggettivamente di un illecito, e cioè Savona Teramo, in una partita, in un impegno agonistico che non vedeva impegnata la società. Ma a questo gli si aggiungeva un ulteriore elemento, rafforzativo ed inedito rispetto ai precedenti decisi da questa Corte: il fatto che il Di Nicola, mesi prima dell'illecito che oggi si contesta, si era dimesso. Allora mi domando, ma neppure il vincolo del tesseramento crea occasionalità necessaria? Qui c'è qualcosa in più, Presidente, perché qui c'è lo scollamento tra il rapporto di lavoro e il tesseramento. E questa è già un'anomalia dell'ordinamento sportivo, perché c'è, laddove non vi è più rapporto di lavoro, continua a sussistere, a permanere il tesseramento. Ma allora questa ultraattività del tesseramento deve poi incidere negativamente sulla posizione delle società? Cioè, io mi chiedo, qual è la condotta che oggi si contesta all'Aquila Calcio? Perché il soggetto tesserato si era dimesso, e quindi, voglio dire, se un mio lavoratore, quantomeno la mattina, lo vedo che entra ed esce dal posto di lavoro, seppur vogliamo parlare di colpa in vigilando, possiamo anche discuterne. Questa difesa può prendere punto e posizione. Ma su un impegno agonistico che non vede la società impegnata e su un soggetto che non è più parte di quell'organico societario, neppure la 231 ci può arrivare. Neppure la 231, Presidente, perché la 231 si applica in tutti quei casi in cui il tesserato naturalmente lavora all'interno del consesso societario. Allora di che cosa parliamo? Allora dobbiamo rivisitare di nuovo la responsabilità oggettiva, dobbiamo veramente, come puntualmente ha sottolineato il collega della Luparense, perché siamo in quella stessa situazione, dobbiamo ritornare agli albori, siamo identici. Infatti sarò telegrafica, perché non, a parte che insomma so che questa Corte legge gli atti a differenza di qualcun altro. Per cui voglio dire, allora, io ritengo che non ci siano motivi ostativi all'applicazione, anche nei confronti dell'Aquila Calcio, di quella pregevolissima sentenza di questa Corte, non per ultima quella sulla Puteolana, dove si è sottolineato che un sia pur minimo collegamento eziologico ci deve essere
e che il mero vincolo del tesseramento, quando si restringa ad essere un mero vincolo di occasionalità necessaria per la commissione dell'illecito, non possa gravare sulla società sportiva. Allora ci danno come incolpazione l'illecito ex articolo 7.1, persino l'aggravante. Allora chiedo, riportandomi alle conclusioni rassegnate nella memoria, che venga riformata o annullata la sentenza di primo grado e che vengano pienamente accolte le richieste di questa difesa. Grazie.